Sì, adesso ricordo. E ricordo anche perché ho rincominciato a fumare, a telefonare, a bere caffè. Sono stata investita da una macchina, sono rimasta in ospedale un mese. Nessuno è venuto a trovarmi per tanto, tanto tempo. Mi è sembrato un secolo o forse di più. Solamente sola. Erano mesi che non concedevo a nessuno di vedermi per soddisfare la mia voglia di indipendenza. E così nessuno ha voluto vedere me, tranne mia madre. Non sapevo cosa fosse successo perché nessuno mi fosse venuto a trovare. Mi ricordavo le persone, ma non della mia vita dell'ultimo anno. Così ho ricominciato ad essere come prima. Fumo, bevo caffè e telefono, spesso. Ma qualcosa è cambiato comunque. Ora lo faccio perché mi va e non per paure interiori. E così ho scoperto che i miei presunti mali sono i miei veri piaceri. È questo uno dei 31 racconti che Claudia Quintieri, artista, curatrice e molto altro ancora, ha raccolto dal 2006 ad oggi nella sua prima opera narrativa intitolata La voglia di urlare, edita da Edizioni del Giano e presentata alla Libreria Trasteverina del Cinema. A moderare la presentazione del libro, Maurizio Zuccari, caporedattore di Inside Art, e la critica d'arte, Giorgia Calò. 31 racconti che parlano di una persona e di mille altre ancora, 31 racconti che calzano senza pieghe, senza lasciare spazi vuoti, senza stringere. Ognuno, leggendo quelle storie, potrebbe dire: è così, lo penso anch'io, lo vivo anch'io. Brandelli di vita quotidiana, amara, che fa riflettere più che sorridere, ma che può accomunare ognuno perché tutti pensiamo all'amore, tutti parliamo di dolore, tutti ci confrontiamo con l'abbandono, con la vita, quella reale, purtroppo o per fortuna, chi lo fa di petto e chi si accosta soltanto. Ho cercato di parlare dei sentimenti e delle emozioni delle persone e delle persone che mi circondano, ma anche di me stessa, e di realtà che riesco a percepire nella conoscenza della materia umana. Parlano di vita, di amore, di morte, e quindi sono tutte tematiche legate a un'universalità che può comprendere la maggior parte delle persone, quindi spero di aver potuto comunicare qualcosa con i miei racconti che resti nel profondo. Uno stile asciutto e pulito, adolescenziale in alcuni passaggi, niente fronzoli lessicali, ma non è questo il pregio dell'autrice, quanto più la capacità di rintracciare in quel vortice di sentimenti una riflessione pura e matura. Total eclipse of the heart.